Prosegue a ritmo serrato la raccolta firme del Movimento 5 Stelle per chiedere l'immediata realizzazione del bypass sul viadotto Imera e la riapertura della viabilità sulla A19. Una petizione a sostegno del progetto redatto dal gruppo urbanistica del Meetup di Caltanissetta del Movimento Pentastellato da presentare al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Del Rio, che è stata illustrata dagli attivisti del Movimento e cittadini che sabato si sono recati al mercatino di Pian del Lago. Una rapida soluzione al problema della viabilità che si è creata a seguito del crollo del pilone del viadotto Imera che, grazie all'impiego dei reparti del genio militare e dei ponti tattici tipo Bailey, consentirebbe un innesto sull'autostrada e il ripristino di un tratto di appena 700 metri della vecchia viabilità di servizio sulla strada Lodigiani, in modo da raggiungere la SP24 e lo svincolo di Scillato con un percorso totale di 2.400 metri a fronte degli oltre 30 chilometri dell'attuale percorso alternativo che passa da Polizzi Generosa. Il nostro è un progetto che soprattutto servirà per eliminare lo stato d'emergenza, poter fare i lavori, quindi in onestà e trasparenza, e avere una risoluzione, diciamo, quasi immediata e temporanea ovviamente. È soltanto una bozza di progetto quella che è stata presentata, quindi ovviamente massima apertura e disponibilità per modifiche, correzioni e tutto quanto, però quello che è il segnale che noi prima di tutto vogliamo dare è che noi ci siamo e vogliamo collaborare per il nostro territorio. Chiediamo ovviamente però il supporto di tutta la città e addirittura di tutta la Sicilia veramente. Abbiamo anche istituito tramite un sito internet una petizione che potete tranquillamente andare a trovare nella nostra pagina Facebook Movimento 5 Stelle Caltanissetta o sul nostro sito movimento5stellecaltanissetta.wordpress.com. Potete trovare lì il link, cliccare e firmare la petizione, che serve appunto per sollecitare il governo ad operarsi per risolvere questa situazione che è veramente incresciosa, non solo dal punto di vista di turismo e commercio degli autotrasportatori, ma pensiamo anche a tutte quelle persone che settimanalmente hanno necessità per motivi di salute di trasferirsi a Palermo e devono subire un forte disagio dovuto appunto alla strada da percorrere. Chiediamo a tutti di intervenire, partecipare, venite ai nostri banchetti tutti i sabati mattina, siamo a Pian del Lago, pomeriggio ci troverete in Corso Vittorio Emanuele, oppure visitate il nostro sito, la nostra pagina Facebook per firmare la petizione.